Buongiorno cari amici de Macete. Ieri a Trieste è venuto il presidente Conte, gattirato l'interesse di tantissime persone, di tantissimi nostri ospiti. Uno di questi è qua oggi, non si è ancora ripartito per la sua città natale, quindi accogliamo qua con un bel applauso il nostro Gelindo Piccinin. Siamo arrivati signori, facciamo sventolare la bandiera friulana, altro che la gallina con due teste, vergognatevi. Comunque apprezziamo il fatto che Gelindo, lei la si mette comunque la mascherina per evitare il contagio da Non parte. vorrei fosse un segno, non Non vorrei farebbe fosse un un segno. segno. Siamo contenti che la usa la mascherina perché la sicurezza, prima di tutto, il Covid non sono uno scherzo, Guardi, il sai. Covid non c'entra niente, ho messo la mascherina per rischio triesticolite, standole a contatto. No, anzi, respiri altrove, se proprio Respiro deve altrove, mi giro e respirare, respiro se proprio altrove. sente l'esigenza, respiri altrove. Gomagna, sugheto con le sepe, senza bavarioli, e adesso ho la camisa piena di macete. Triesticoli, friulani tutti, mondo intero, siamo andati in vesti diplomatiche direttamente dal Conte ieri Sì, sera infatti, come per mai? chiedere una cosa basilare per il futuro della regione. Vabbè, siamo qua per ascoltare il suo messaggio. Spostare il capoluogo, basta con questo capoluogo inutile e inetto, spostiamo il capoluogo politico, il capoluogo finanziario a Udine, signori, e Udine. spostiamo il capoluogo spirituale a Tavagnaco. Volevo Allora, dirlo. È importante, altro che facciamo sventolare la nostra bandiera friulana, altro che Stiamo per fare una roba che volevamo fare da ieri, ovvero sì. conquistare Questo è un la momento storico. posizione principale di Sì. Trieste. Non I sapevo capi. neanche se il sindaco sa mai andare lassù. Penso che a questo punto diventiamo i capi assoluti Noi della vogliamo città. andare lassù, in cima al comune. E dopo che siamo arrivati là, cosa facciamo? Cioè, noi abbiamo un progetto preciso. Boh, so, faccio un dago degli ordini, dago degli ordini, faccio un decreto, Vogliamo qualche fare un cosa. test finalmente perché noi, non tutti sa, ma la potenza vocale di Flavio è un po' impressionante. Quindi vediamo se da lassù si arriva a comunicare con gli esseri umani sotto. Non sono riuscito a dire tutto, ma sono fiducioso in un futuro perché mi sembra un uomo che lavora, non è come i triesticoli, sembra uno che sta sul pezzo, un uomo nato a vanga e piccone, capisce? Un uomo che Conte. sta lì, che lavora, un Dov'è? lavoratore, aveva le mani piene di cali, le ho viste da vicino, Conte, le ma com'è mani possibile? No, calose, ma si mai di, ma capiva, figurati. altro che, Manicalose, aveva quel viso friulano con il naso rosso di uno che beve il vino, Conte. Sì, capisce? questo Non come immagino, questo voi, immagino. vergognatevi. E noi adesso andremo lassù, perché avevamo chiesto, siccome siamo i capi, gli ne fa andare lassù. Di quanto aumenterà il nostro livello di arroganza dopo questa roba? Oh, lo sento già che si aumenta. Grazie, ciao. Stiamo andando per conto Sto andando per nostro. conto nostro. Stiamo violando ogni protocollo praticamente. Ma com'è andata l'estate lì da voi? Perché insomma non ci vediamo da più di un mese, caro Guardi, si è Gelindo. trattata di un'estate importante. Oltre alla mia uscita quando sono venuto qui nelle spiagge per Sì. cercare di cambiare un pochettino il clima di questi triesticoli nulla facenti, è stata un'estate, insomma, tra il bello e il brutto, tra Vero. il buono. Comunque si puntava più al brutto, insomma. Sì, Si puntava più al come brutto tendenza proprio come tendenza e come ricerca, la ricerca del di qua, della brutto. fatica, dello sforzo, perché il vero Certo. friulano deve fare fatica, altrimenti non si sente nel suo paradiso. Non so se avete visto l'altro giorno che abbiamo fatto una diretta da Tele4 da Piazza Unità, dal Maker Faire. Quel giorno là avevamo registrato anche due robe, ovvero la nostra risalita verso la cima del palazzo del comune e soprattutto un intervento di Piazza versus di Piazza che vi mostreremo oggi.
Benvenuti. Guarda, 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 camminata del sindaco la faccio io dopo, se sei in grado la copi, non è? È una cosa veramente bellissima, signore, siamo venuti in questa settimana. La festa della scienza, veramente, provo, bellissima. Provo. Prego, prego. Applauso, applauso, meraviglia, meraviglia, meraviglia. Vediamo un microfono, c'è un microfono. Il microfono ci ha contagiato per il sindaco. Questo l'ho precontagiato personalmente. Il vedi il caschetto salita che magari uno sì. Non si sbaglia. Sì, il gesto più atletico che fanno i miei Max negli ultimi 5 anni circa. Io sono talmente atletico che praticamente ogni tanto metti caso che vado a fare la spesa, se cammino un poco più veloce l'orologio mi dici: a quanto pare ti stai allenando. È vergognoso. Il cinema è ripartito, cioè avete trovato, cioè, le sale sono attrezzate. Beh, le sale, insomma, adesso bisogna stare all'aperto, lei capisce, è un momento importante. Allora abbiamo fatto un drive-in per trattori. Drive-in si per... arriva con i trattori direttamente all'aperto e c'è questo drive-in, insomma. Ah, che film sono stati trasmessi? Allora, abbiamo dei film in produzione con Radio Tavagnaco, anche cose con Maglutis, una cosa meravigliosa, signori. Abbiamo un film che è la storia di un giovane Galindo. Sì. Con i suoi amici che andavano per le sagre a mangiare il fricco. Ah, si chiama I Fricchettoni. I fricchettoni è un momento veramente di spasso, di meraviglia da e guardate. Di ubriachezza giovanile. Però le go in memoria del telefono. La prima volta che ho installato un'applicazione che praticamente serviva per quando te vai in bici, no? Vai in bici, te le attivi e ti mostra quanto che te l'ha fatto, quante calorie, il chilometri, eccetera. Sei un atleta. Sì, sì, sì. Solo che purtroppo me la sono dimenticata accesa mentre ero in macchina. A un certo punto mi arriva un'email: bravo, bravo, hai superato i tuoi limiti, bravo, bravo. Mega da 1000 premi e l'ho spento. Che bello da guardare col trattore sul mega col schermo. Col trattore sul mega schermo, con la propria fidanzata o con una galina, quello che vuoi, quello ti che porti e passi il tempo, insomma. Sono 4-5 minuti veramente di svago. Ah, basta dopo. Non può durare di più perché il friulano deve lavorare, okay. Non può stare lì tutto il giorno. 5 minuti di svago con il trattore, un'ora e un quarto per arrivarci col trattore. Sì. 5 minuti di film svago, e si torna indietro. Un quarto si lavora, giusto. Lavorando. Agenzia richiesta, i miei follower mega chieste dei miracoli, perché che aveva un poco perso la fede. Sì, che aveva poco perso la fede, amici, cerchè anche voi. Incominciamo, primo miracolo, yogi Kitamurti, signori, per voi, solo per voi. Oggi camminerà sull'acqua, vada, se si scivola moro. Speriamo di no, speriamo di no. E levide d'acqua, e levide. Scanganet, cammina sull'acqua, guarda. Namastella. Anche ballo sull'acqua, di quell'altro che aveva ballato sull'acqua, anche ballo, guarda che roba. Su avanti, non si mica com'è. Qualche altro film per caso culturalmente importante nella rassegna cinematografica? Abbiamo un altro film, una storia meravigliosa, sì, che parla di Friuli, perché il friulano per diventare ricco deve lavorare, e questo è il film del ricco friulano che si chiama Anche i ricchi vangano. È una soap opera, la facciamo lunga, tante puntate. Quante? Due, di 2 minuti, che poi si lavora. Dopo si lavora, si stare, perderemo bisogna tempo. Lavorare, quindi Anche i ricchi vangano, una soap opera in 2 puntate, signori. Sì. Di 2 minuti. Un cancello. Che si scusa. Oh, mi sono addetto al lavoro, quindi. Ora? Sì, sì, adesso si comincia. Ah, questo è l'inizio. Meraviglia. Adesso fate attenzione che ovviamente i luoghi sono un attimino più. Ah, ma qua comincia la magia. Quasi la magia. Allora, questa prima piattaforma c'è il pendolo. Ah, guarda Cernecca. Il pendolo. Sì. Fantastico. Ok, allora, guardi, lì c'è di fronte a noi, vede? Noi qua siamo 5 stupidi. È lui?
lì c'è uno scienziato. Ah, guarda. Lui è uno scienziato e lui è il più piccolo. È il più piccolo meno. E non è che ha fatto cose così per giocare. Siediti. Allora, lui ha inventato una cosa incredibile, no? Facciamo una roba per non dire qualche idiozia, facciamolo dire a lui, perché già l'abbiamo detta quattro volte sbagliata. Allora, abbiamo finito i microfoni sanificati, vuoi sanificare il mio al volo? No, sanifichiamo il mio, passiamo a lui. Anzi, sanifichiamo il suo, ecco, sanifica questo. Sanifica questo. Come lo sanifica? Allora, se avete anche dei figli da sanificare, come abbiamo lì. Una amica. C'è un bambino, si è fatto la popò addosso, lo passate qua, abbiamo carta per il mondo, veramente. Beh, importante che comunque Radio Tavagnacco supporti il cinema, ma solo il cinema o anche la musica dal vivo? C'è stata la musica dal vivo da voi a Tavagnacco? La musica è importante perché è giusto anche prendersi del tempo da dedicare anche allo svago, alla musica, ai piaceri personali. Quanto? Quindi quei 40 secondi al mese vanno trovati perché ci sembra sacrosanto, sì. Lo diciamo, quindi abbiamo questo ragazzo, questo nuovo cantautore friulano che racconta il Friuli, signori, questo Umberto. Umberto, voi avete Umberto Luppi, noi abbiamo Umberto Feletto Umberto, una cosa, signori, di un divertimento, 40 secondi di spasso totale, 40 secondi di spasso totale. Ecco, questo è il meccanismo dell'orologio, questo è un wow. Veramente. E poi abbiamo parlato anche al maker. Sì. Esattamente, perché gli orologi di Pesaris. Sì. Quindi l'orologio di Pesaris in carnia da quella famiglia, sì. No, di orologi. Cosa magica questa. Che sono qui. E questo è il meccanismo ancora originale, no? Wow. Sì, sì, tu passi sotto, passi da dietro e vai per quadrante. Nara, che roba! Dietro il quadrante dell'orologio di Piazza Unità. E questo è il meccanismo delle lancette, delle ore, dei minuti, che fa girare. No, meraviglioso. Ti suoni. Tra l'altro, ieri, quando sono andato dal Conte, sono venuto con la mia banda di rivoluzionari a parlare con lui, altro che cose così. Gli Intilimandi, signori. Intilimandi, gruppo friulano rivoluzionario. Allora. Vado avanti? Sì, arriva su quella piattaforma là, vicino a sud, l'ho premuto, si apre la porta là. E fino a fine corsa. Aspetto io. Servo, ecco. Ok, bene. Se vuoi uscire, allora, l'unica cosa, fai attenzione, quando fuori ci sono le barre, sì, che tengono il palo, individua le due così non ti dai una craniata come succede. Okay. Come succede a Flavio ogni giorno a casa sua, tra l'altro. Sì, vero. Ecco, quindi quando arrivi su, trova le barre, ti tieni un attimo e così. Dopo esci un po' a gatto, ecco. Vabbè, ecco, ciao. No, Cernecca. Ma con la crisi in corso a livello economico, la radio riesce a sopravvivere? Ce la fate? Beh, guardi, stiamo cercando dei nuovi sponsor. La ringrazio per questa cosa. Se c'è qualcuno che vuole sponsorizzare Radio Tavagnacco, scriva pure. Se volete la vostra pubblicità su Radio Tavagnacco, scrivete pure, come hanno fatto gli amici della Denim, che sono venuti da noi. Abbiamo lo sport, sì. Denim per l'uomo che non deve chiedere mais. È una cosa veramente. Voglio vedere se un triesticolo aveva un'idea così brillante. Altro no, che. Sicuramente no. Tutti quanti sono dominati, stati fai canale. Perfetto. Bravo. Vabbè, ciao. Wow. Dai. Poi ciao. Oggi è meraviglioso. Vedi che tutti ricordi le barre. Oh, mamma mia. Qua sei nel cuore della città. Mi sento che. Vai, digli e ciao. Ciao! Cosa si chiama domanda? Ciao!
per lo shampoo al femminile, che anche le donne friulane hanno bisogno di curare l'aspetto, certo. E si vede benissimo, caro il mio Cerneca, per lo shampoo al femminile abbiamo lo shampoo alla Brovada L'Oreal, e lo slogan è perché io vango, signori, perché io vango e non sto lì a non fare niente. Allora, è fantastico. No, che ora sei? Che ore sono? No, hai 45 in batteria. 30? No, adesso 30? Perché hai 32 colpi. Boh, aspettiamo allora. Che meraviglia. È bella, eh? Mamma mia. Guarda, dimmi un punto e te lo trovi qua. Sì, è vero, effettivamente. E poi abbiamo anche, insomma, parliamo anche di robe intime al femminile, che anche le nostre signore hanno bisogno una volta all'anno, perché il ciclo della donna friulana è una volta all'anno. La donna friulana lavora, non ha tempo per avere il ciclo. Una volta all'anno, se va male, se no una ogni due anni, insomma. Abbiamo fatto finalmente questo assorbente con le ali per le donne, che si chiama il Care Frico, il nuovo assorbente per la donna friulana, signori, altro che... Una volta l'anno o due anni. Siamo felici ed orgogliosi di presentarvi oggi il prodotto di punta dei Maflappe, la cialda di grappa corretta al caffè, un concentrato di energia ed un inno del territorio. Ed è ricordando proprio la nonna che abbiamo creato assieme alla famiglia il tormentone pubblicitario che sentirete spessissimo passare su Radio Tavagnaco International. Via con lo spot! Se tu strache none, c'è molto le bigail. Cialde Maflappe! Cialde Maflappe! Per un buon caffè con la forza delle grappe, usa cialde. Cialde Maflappe! Supera il momento, cacchina figlio, vieni qua, non vergognarti. Quindi Ornella si è procurata, come viene sanificato il mio microbio? Niente, vieni immerso in acqua per mezz'ora e dopo c'è una sanificatissima. Vai, allora ricorda il tuo nome, guarda che tu sei il sindaco di Trieste, vai. Chiedi un finanziamento, allora. Mi chiamo Giulio. Si chiama Giulio, sì. No, traduco. Cazzo, stupido. Ho inventato, se così si può dire, un filtro in grado di catturare le microplastiche in mare e di distruggerle. Grazie! C'è lui! 13 anni! Sindaco, si rende conto, microplastiche in mare! Bravo! Cosa facevamo noi a 13 anni? Possiamo stare, va. Non parliamone, guarda. Ascoltavo furia. Che ha vinto, eh? Come sempre. Noi, ogni settimana noi cerchiamo di battere la sindaco, invece lei la vinci sempre. Sempre il vincitore. Missione compiuta, anche questa fatta. Adesso quali restano i nostri obiettivi nella vita, Max? Ma io non mi ricordo questo qua. Dobbiamo dire adesso che siamo i capi del mondo a livello legale o non ancora? Bisogna fare delle altre robe. Mondo, forse è ancora un paio di esca. Ok. Però insomma, penso della regione, credo di sì. Ok. No? Fatta. Allora. Grazie. Queste sono le bandiere che vogliamo svedere, sventolare sulle città, altro che le galline con due teste, vergognatevi, triesticoli, e respiri dall'altra parte. Scusi. che non mi infetti. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole, se ciò di rosini.